Non è domenica senza PN. Ah no, non è domenica. Il Cartoon Mix di Milano si è appena concluso e sì, sono letteralmente a casa da 10 minuti. E già mi metto a lavoro per non farvi mancare le notizie almeno lunedì, dato che questa domenica siamo rimasti senza. Inoltre, date un'occhiata a questa busta qui dietro. Rimanete fino alla fine del video per scoprire cosa contiene. Quindi, allenatori, un mi piace per supportarci sin da subito. E ricordate che sul nostro profilo Instagram abbiamo iniziato il giveaway di Detective Pikachu. Non perdetevelo. Ma ora, sotto con le notizie più importanti a tema Pokémon e Nintendo della settimana appena trascorsa. Il prossimo 1 giugno in Giappone verrà rilasciata la settima espansione del gioco di carte collezionabili Pokémon, Charisma of the Wrecked Sky, che possiamo tradurre con Carisma del cielo spezzato. La mascotte di questa espansione sarà Rayquaza, che riceverà una carta GX adesso dedicata. Il set, come i due precedenti, andrà a riprendere una regione già vista in passato, ed indovinate un po', questa volta tocca proprio ad Hoenn. Tuttavia, nell'artwork sulla busta d'espansione è anche presente l'ultra creatura Structura, che farà la sua comparsa come Pokémon GX. Ancora è presto per parlare di un rilascio nel nostro paese, tuttavia, facendo qualche breve calcolo, è possibile ipotizzare un arrivo nel nostro paese entro il mese d'agosto. Inoltre, abbiamo due immagini ad alta definizione di Dragonite GX e Kyurem Bianco GX. Senza alcun preavviso, in data 8 marzo sono stati rilasciati Decidueye Primarina di Incineroar con le loro abilità nascoste per tutti i possessori della banca Pokémon. Le forme finali dei Pokémon iniziali di settima generazione saranno tutti quanti a livello 50 ed avranno come allenatore originale il nome del giocatore. Decidueye avrà l'abilità di stacco, con la quale non provocherà contatto con l'avversario anche nel caso di mosse che normalmente lo prevedono. Le sue mosse saranno Fendifoglia, Spettro Tuffo, Furtivombra e Baldeali. Incineroar avrà invece l'abilità prepotenza con le mosse Bruciapelo, Retromarcia, Braccio Teso e Fuoco Carica. Infine Primarina è disponibile con l'abilità Idrovoce, con la quale tutte le mosse basate sul suono vengono considerate di tipo acqua. Primarina vanterà inoltre le mosse Gran Voce, Forza Lunare, Vento Gelato ed Ultimo Canto. Avete già riscattato questi tre Pokémon sulle vostre cartucce di Pokémon Sole, Luna, Ultrasole o Ultraluna? Ricordate che avete tempo fino al 31 ottobre 2018. È stato inoltre mostrato un nuovo trailer per la 21esima stagione della serie Pokémon, dal nome Pokémon Sole e Luna Oltreavventure. Alla scuola di Pokémon di Alola sono finalmente ricominciate le lezioni, ma questa volta Ash e i suoi amici dovranno vedersela con un nuovo personaggio avvolto nel mistero. Quali segreti nasconderà questo Pokémon birbante? E la fondazione Aether è davvero inoffensiva come sembra? Scoprilo nella serie Pokémon Sole e Luna Oltreavventure. Troverete altri episodi della serie animata Pokémon su TV Pokémon e K2, canale 42 digitale terrestre o 626 di Sky. La scorsa settimana nelle PN News abbiamo parlato dell'arrivo ad aprile della trilogia di giochi del Ninja Naruto su Nintendo Switch. Quest'oggi invece i pirati di Cappello di Paglia si preparano all'arrembaggio sull'ibrida della Grande N. Dopo il rilascio di diversi mesi fa in Giappone, One Piece Pirate Warriors 3 arriva finalmente nel parco titoli occidentale di Switch. Il gioco vi permetterà di ripercorrere il viaggio di Luffy e gli altri della sua ciurma dagli albori fino ad arrivare a Dressrosa, città governata dal perfido Doflamingo. In questa edizione del gioco saranno compresi già tutti i DLC usciti, ed inoltre sarà possibile giocare con un proprio amico in modalità cooperativa e locale, utilizzando un gioco a una testa. One Piece Pirate Warriors 3 arriverà nel nostro paese il prossimo 11 maggio, e personalmente vi consiglio di non perdervi questo gioco, che ho amato sin dal suo primo capitolo. Durante lo scorso appuntamento con Inazuma Walker è stato finalmente svelato il primo vero trailer per Inazuma Eleven Ares, in uscita su Nintendo Switch, PlayStation 4, iOS ed Android durante l'anno in corso. Nel filmato possiamo notare l'ormai inconfondibile Raymon e ovviamente la storica sede dove Mark Evans fondò assieme ad un gruppo di scapestrati la mitica Raymon Eleven. Il gioco si presenta con uno stile in cel shading, avvicinandosi
avvicinarsi sempre di più alla serie animata. Vediamo anche alcune scene di partita nel quale l'attaccante della Raymond sferra un potente avvitamento esplosivo verso la porta avversaria. Che dire, un altro gioco che sicuramente andrà a finire nella lista degli acquisti di qualcuno. Passiamo ora al riassuntone di tutti i giochi annunciati da Nintendo nel Nintendo Direct di pochi giorni fa. Mario Tennis Ace verrà lanciato in esclusiva su Nintendo Switch il 22 giugno. Per un periodo di tempo limitato, i giocatori potranno anche sfidarsi in tornei online nel gioco prima del lancio ufficiale, attraverso una speciale demo che sarà disponibile in futuro su Nintendo eShop. Quest'estate arriverà anche il primo contenuto scaricabile a pagamento per Splatoon 2, l'Octo Expansion, che aggiunge una nuova modalità al giocatore singolo con oltre 80 missioni e nuove storie che gettano una luce diversa sui vostri personaggi preferiti, e vi darà anche la possibilità, una volta completata la campagna Octo Expansion, di giocare nei panni degli Octolink nelle partite multiplayer. I giocatori possono già acquistare il pass Octo Expansion su Nintendo Shop a 19,99€, tuttavia i contenuti verranno resi disponibili solamente durante il periodo estivo. Octopath Traveler è il nome finale del nuovo titolo Square Enix in esclusiva su Nintendo Switch. Il gioco in questione verrà lanciato il 13 luglio assieme alla Traveler's Compendium Edition. Capitan Toad Treasure Tracker, lanciato in origine su Nintendo Wii U, arriverà su Nintendo Switch con nuovi livelli basati su alcuni regni di Super Mario Odyssey. I giocatori potranno inoltre giocare con un amico o un membro della famiglia condividendo un Joy-Con. Il gioco arriverà su Nintendo Switch il 13 luglio e nello stesso giorno verrà lanciata anche la versione 3DS. Sempre per 3DS vedremo fare il ritorno della serie WarioWare con 300 minigiochi frenetici tra classici e nuovi. WarioWare Gold arriverà in esclusiva per le console della famiglia Nintendo 3DS il 27 luglio prossimo. Il primo Luigi's Mansion, gioco di lancio per la console Nintendo GameCube nel 2001, è in arrivo su Nintendo 3DS. Questo remake ha un look aggiornato e nuove caratteristiche, tra cui una mappa presente in basso sullo schermo e una modalità Boss Rush. Luigi's Mansion verrà lanciato quest'anno in esclusiva per le console della famiglia Nintendo 3DS. Ultimo titolo per 3DS, Mario e Luigi Viaggio al centro di Bowser più le avventure di Bowser Jr. Questo titolo è un remake del classico RPG d'azione di avventura di Mario e Luigi, con una grafica nuova e una modalità che racconta una storia dietro le quinte di Bowser Jr. Il gioco verrà lanciato nel 2019, probabilmente nei primi mesi. Tanto spazio anche ai titoli di terze parti, che andranno ad aumentare la già notevole quantità di giochi in uscita nei prossimi mesi su Nintendo Switch. Primo fra tutti Crash Bandicoot Insane Trilogy, che comprende le versioni rimasterizzate dei primi tre giochi Crash Bandicoot, verrà lanciata su Nintendo Switch il 10 luglio. Okami HD, in arrivo quest'estate su Nintendo Shop e con controlli touchscreen e sensori di movimento. South Park Scontri Diretti, un RPG da supereroi che verrà lanciato su Nintendo Switch il 24 aprile. Sushi Striker The Way of Sushido, annunciato in origine per Nintendo 3DS nel corso delle 3 lo scorso anno, in arrivo anche su Nintendo Switch l'8 giugno. Dark Souls Remastered, la versione rimasterizzata dell'amato Dark Souls, che ha definito un genere videoludico, verrà lanciato su Nintendo Switch il 25 maggio. Lo stesso giorno verrà anche messa in vendita una statuetta Amiibo ispirata a Soleil di Astora. I giocatori che desiderano provare il gioco potranno partecipare ad un network test. Il test gratuito sarà lanciato su Nintendo eShop e consentirà ai giocatori di scaricare e giocare una parte di Dark Souls Remastered prima del suo lancio effettivo per provare il gameplay e le caratteristiche online uniche. Proseguiamo con Travis Strikes Again No More Heroes, che conterà un totale di 7 giochi, compresi un gioco di azione, uno di guida e un puzzle game. Arriverà su Nintendo Switch nel corso del 2018. Little Nightmares Complete Edition, un'avventura platform puzzle deliziosamente raccapricciante, che verrà lanciata il 18 maggio. Undertale, il gioco di ruolo che ha venduto milioni di copie, nel quale nessuno deve morire, è in arrivo su Nintendo Switch. Ancora non si ha una data d'uscita. Ed inoltre Hyrule Warriors Definitive Edition verrà lanciato su Nintendo Switch il prossimo 18 maggio. Infine, proprio come Nintendo,
teniamo il meglio per ultimo. Non è un titolo di terze parti, è ovviamente Super Smash Bros. In arrivo su Nintendo Switch nel 2018. Il trailer ha mostrato volti riconoscibili come Mario, Link da Breath of the Wild e gli Inkling della serie Splatoon, che per la prima volta si getteranno nella mischia. Siete impazienti di giocare a questo presunto nuovo titolo della serie? Inoltre, sempre rimanendo in tema Super Smash Bros, giunge notizia che il creatore originale della serie, Masahiro Sakurai, è anche lui al lavoro su un nuovo gioco in arrivo su Switch. Grazie ad infatti un tweet sul suo profilo privato, Sakurai ha confermato di star prendendo parte al progetto, facendo così alzare le aspettative già alte degli appassionati. In settimana uscirà anche un video dedicato a Super Smash Bros, quindi non potete perdervelo. Infine, in 3 mesi sono stati trasmessi al pubblico ben 2 Nintendo Direct e ora, secondo un fan, si sta già parlando della pubblicazione di un altro. Un utente di Reset Era, Galava, ha scoperto un'informazione preziosa, ossia un posto vuoto sul sito web dei Direct riguardante gli archivi delle puntate precedenti. La rimozione dello scorso Pokémon Direct, che trattava Pokémon Tournament DX e Pokémon Ultra Sol Ultra Luna, potrebbe precedere l'annuncio di un fatidico nuovo Direct. È dunque giunta l'ora X? Ci siamo? Per ora non possiamo fare altro che aspettare speranzosi. E sì, allenatori, siamo arrivati alla fine delle notizie, ma il video invece non finirà qui. Infatti mi è arrivata questa stupenda maglietta da Pumpling. Con il codice sconto POCKNETS infatti riceverete il 15% su qualsiasi cosa comprerete sul sito di Pumpling, che trovate in descrizione. Ma ora, sotto con gli acquisti del Cartoomix. E qua, Made in Abyss, il nuovissimo manga edito dagli amici di J-Pop. E infatti lo troviamo anche qui. Quanto è bello Made in Abyss. Quanto è bello. Proseguiamo con altri manga. Belzebub numero 10. Sto recuperando questa serie che mi piace tantissimo. L'avrò letto almeno 8 volte Belzebub. È praticamente il mio manga preferito. Ve lo consiglio tantissimo. E poi troviamo numero 1 e numero 2 di Boruto. Boruto che ho recuperato da poco, mi piace molto, e ho anche il numero 3. E ora passiamo alla parte Pokémon degli acquisti. Troviamo una minifigure di Bidoof. Quanto è bello, ma non c'è Bidoof senza Bibarel. E allora cosa faccio io? Mi compro anche una bella Pokéball di Moncollè. Una bella Pokéball metallizzata alla quale non ho saputo resistere. Ma comunque il miglior acquisto è stato Bidoof. Quindi allenatori, vi ringrazio per aver visto anche questo video delle PN News. Vi invito a lasciare un mi piace per supportare il nostro canale, a condividere questo video con i vostri amici e ad iscrivervi se ancora non l'hai fatto. Come ho detto anche prima, shop di Pumpling in descrizione. Qui da Diego e da Bidoof è tutto, passate una buona settimana, allenatori!